Leggo alcuni testi da Tutti gli occhi che ho aperto, il mio libro è uscito a settembre per la Marcos e Marcos e i frammenti che scelgo vengono dalla sezione Luminescenze. Li ho scelti perché sono testi nati dopo un trauma, un periodo di blocco forzato, di stasi, che assomiglia molto al trauma collettivo che tutti abbiamo vissuto e in parte stiamo vivendo, e anche a questo tentativo di in qualche modo ricominciare, rinascere, trovare un punto di trasformazione. Dove lo scorrere di un fiume si interrompe dopo un salto o una cascata, l'acqua torna a farsi schiuma. La corrente è così forte da trattenere tutto ciò che giunge. Una lotta inizia contro un confine mobile, invalicabile. Oscillazioni, brevi tentennamenti, obbedienza a una lingua bianca e devastante. A volte è un temporale o un masso contro cui urtare, deviare rotta e ritrovarsi liberi. Corro e sto fermo all'incrocio, dove rallenta, precipita, per una legge di gioia si trasforma. Non credo ai muri divisori, chiudo gli occhi e attraverso l'immagine. Con la forza del niente, del non avuto mai niente da barattare, i gesti ricompongono una lingua, si allaccia al mio corpo un'armatura. È accaduto, resta, nel cupo cavo da abitare come un utero. C'è un punto in cui la vita si rovescia, diventa scrittura morsa. Lungo la rete di sangue asfaltato, le ceneri dei luoghi aspettano di viaggiare come polvere sacra. Negli occhi chiusi una sorgente di pupille, luminescenze trascorse tra globi, custodi di un'unica immagine, gravitante nella polvere esplosa. L'infinito dei morti espande un'altra galassia. Il rosso nel buio continua a sfociare nel mare, dove siamo, senza corpo, accucciati.